Ma hey Cucci, ben ritornati alla vostra Androlini Cromantoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Oggi un video speciale che uscirà prima di altri video che ho già registrato. Comunque sia, volevo farlo un po' prima, tanto per. Nel video di oggi si prenderà Usapion, o Usapion, che dir si voglia, comunque sia. Perché in realtà la pronuncia è un po' strana. C'è chi dice Usapion, che non è sbagliato. Ma c'è chi dice anche Usapion o Usapion, e non è sbagliato neanche quello. Il fatto è che Usapion o Usapion deriva da Usagi, coniglio, e USA, USA, appunto, Stati Uniti d'America. Quindi va bene in tutti e due i modi. Dunque, per prendere Usapion bisogna innanzitutto arrivare almeno al capitolo 3. Una volta arrivati al capitolo 3 si svolge la prima missione, dopodiché inizierà a squillare questo telefono. Noi ci rispondiamo e verremo chiamati da uno strano figuro che non ci dice il suo nome, ci dice solo di parlare col sergente Quadro perché lui sa. Non so chi tu sia, ma di sergente Quadro che è arrivato il momento che io mantenga la mia promessa. Aspetterò al solito posto. Ora puoi accettare la missione secondaria in solitaria, Blasters Isolati. Ti va a parlare col sergente Quadro? Seleziona una missione! Oh sì, se la seleziono. Andiamo su storia. Andiamo addirittura al capitolo 1, a Blasters da 4 soldi, e c'è Blasters Isolati. Trova il finto American Yokai. Al combattente non piacciono le folle. Questo eroe solitario vincerà il male? Il finto yokai americano non è Usapion, ma un altro. Andiamo a vedere insieme chi è. In missione, andiamo. Vuoi avviare la missione con questi compagni? Sì, in realtà siamo solo con Usapion, se non sbaglio. Aspetterò al solito posto, è così che ha detto al telefono? Sì, qualcuno ci ha detto questa frase al telefono, ma non sappiamo chi è. Proprio così, chissà che sta succedendo. Credo di sapere di che si tratta. Sai chi è che ha chiamato sergente Quadro? Ma certo! È un combattente indipendente che ho scovato prima di venire qui. Un combattente indipendente, per mille giravolte. Che tipo di yokai è, miau? Si chiama Usapion! Ora ascoltate, vi dirò come l'ho conosciuto. Attenzione però, qui in genere Usapion è scritto Usa grande e Pion piccolo. Però qua hanno scritto solo la U grande, perché level 5? Forse loro vogliono tenere questo yokai in Europa come Usagi, quindi senza il suo riferimento all'America. Eccoci però, siamo con Usapion appunto. Falso American Yokai. Davvero American, te la farò pagare. Oh, ma abbiamo tutti quanti yokai malvagi qui, eh. Ehi, uno yokai sospetto, devo rimanere nascosto. Mantenermi a distanza e bang bang. Ma io ho paura. Mi fa danni questo. Dannato per l'appunto. Chissà dove si trova questo American Yokai. Non posso ricevere molti danni, anche se posso curarmi, eh. Ok, vediamo un po'. Deve essere uno yokai molto grande. Perché in teoria è il boss, no? Dell'area. Questo American Yokai. Non so se devo sconfiggere tutti quanti gli altri yokai per trovarlo, oppure basta andare in giro come sempre. No signore! Ah, dove siete? Non lo so, oh, eccolo! Cioè, forse è lui, non lo so. È grosso però. È lui? Ah no, è Naso Centi. No, no, lo status negativo no. Bemmete per voi! Scappa, Usapion, scappa, scappa. E invece no, non è vero! Sconfitti. Arrendetevi, siete finiti. Dov'è il vostro capo? Non abbiamo nessun capo, proprio no. Poche storie, sputate al rospo! Oh, corso del commercio? Corso del commercio? Ma sì! Esatto, Usapion, andiamo! Allora, dove sei, falso americano? Il capo del falso American Yokai. Vabbè, però, tutti quanti sti status negativi, ragazzi, oh. Esageriamo. Ah, ce ne sono tanti qui in giro, guarda un po'. Dannato, proprio, sono cattivi questi, eh. Ma vabbè, proprio a distanza colpiscono questi, eh. Ma quanti ce ne sono? Quanti scagnozzi c'ha?
Femme te, per te. Ok. Ok, lo status negativo è finito, posso andare ora. Andiamo un po' di caricare l'attacco. Andato, ok. Prima o poi dovrò usare una barretta. Alga cabana. Non ti ricaricare. Dannatissima alga. Dov'è il capo? Un altro ancora. Meno male. Sono finiti? Ma quanti ce n'erano? Oh, pericano. Yeeha, dolcezza. Ma non gli ho fatto nulla? Wow. Ma non gli faccio nulla? Oh, Energy Max, Energy Max. Raggio coniglietto, ok. Ma no, ragazzi, ma non gli faccio nulla. Non male per un volgare. No, su Energy Max, no. Pare che tu stia avendo qualche difficoltà. E tu da dove sbuchi? Che vuoi? Barretta. Oddio, sergente quadro, dammi la mano. Ah, non posso correre. Sergente quadro, aiutami. Ah, mo' gli faccio male però, eh. Oh, carica. Oh, sergente quadro. Ha fatto fuori. Ihi, ci becco, volo verso sud. Ah, tutto fumo e niente arrosto quel tipo. Mi hai davvero dato una grossa mano, grazie. Non c'è bisogno di ringraziare, devi chiederti una cosa però. Che ne diresti di unirti al mio gruppo di blasters? Ti ringrazio, ma ho già la mia missione. Però ti prometto che tornerò quando sarà terminata. Molto bene, ogni promessa è debito. Ottimo, questa è la missione di Usapion. Grande. Però, insomma, tanti yokai da sconfiggere, eh. Mica cotica. Quindi questo è quanto. Ecco come ci siamo conosciuti. Oh, una grande amicizia. Dove incontrerai Usapion? Al telefono ho detto che avrebbe aspettato al solito posto. Oh, il solito posto è qui, la base Blasters. Perché al solito posto? Ma... Oh, ecco Usapion. Trattatelo bene, mi raccomando. Usapion, non sono un alieno, ma uno yokai. Quindi Usapion dicono, ok, diciamo Usapion allora. Vorrei nominare Usapion? No. La medaglia è stata data in custodia a Felicio, ovvio. Ok. Bene, Usapion, dai un caloroso saluto a tutti. Piacere di conoscervi! Usapion. Perché si nasconde, miau? Da prima che diventasse uno yokai riusciva a rilassarsi solo negli spazi piccoli. Immagino che ogni yokai abbia le sue peculiarità. Bene. Ok, abbiamo un altro yokai squadra. Andiamo a vedere questo Usapion. Insomma, è a livello 10. Non è male. A dote estremo. Più potenza per la mossa assegnata al pulsante X. Beh, direi che è ottima. Bon, abbiamo 3 picchiatori e un guaritore. Che, insomma, è a livello 12. È un po' deboluccio, però, insomma, spirito 39 ricarica un bel po'. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Usapion ce lo porteremo in squadra fino alla fine insieme a Jibanyan, che poi comunque si evolverà. Ho già visto un altro paio di yokai, tipo un ranger più buono di dentrostrello, e ce l'ho anche come amico. Magari poi lo uso, perché comunque sia dovrebbe essere Ovoyo che ha un'abilità bellissima. Comunque sia, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!